Salve, benvenute e benvenuti nel canale dei Sorrisi Azzurri. Oggi vi voglio mostrare ciò che ho acquistato in un negozio bio. Si tratta di generi alimentari, prodotti per il beauty ed alcuni libri. Tutto ciò è ad ausilio di quel mio progetto di riuscire a raggiungere un sano e corretto stile di vita sul piano alimentare, sul piano del fitness e in generale anche sul piano psicofisico, tanto da riuscire a migliorare il mio grado, il mio stato di serenità e perché no anche di felicità. E a proposito di felicità, ho notato che alcune persone hanno un po' timore a dire che sono felici, a soffermarsi su ciò che stanno vivendo e prendere consapevolezza dei bei momenti sereni con queste spruzzate di felicità che possono capitare. Non dobbiamo avere paura di questo, anzi riflettere su quanto è stato bello un momento e di come è il momento presente che stiamo vivendo è qualcosa che poi amplifica questo stato gioioso. Quindi diciamolo quando siamo sereni, quando siamo felici, e tutto ciò darà modo anche di rendere gli altri sereni con noi, felici con noi, e fare capire che non è poi così utopico essere sereni e avere nell'arco della giornata serena e tranquilla anche dei momenti veramente stupendamente ricoperti dalla felicità. E a proposito di felicità, vi voglio mostrare una confezione di quattro cereali che ho acquistato. Perché i cereali? Perché sapete benissimo che i cereali, quando noi li assumiamo, ci regalano uno stato di serenità e appagamento molto molto bello, che ci aiuta quindi non solo sul piano fisico della sazietà, ma anche dal punto di vista psicologico. E per questo non dobbiamo mai levare dalla nostra alimentazione i cereali. Io ho acquistato per preparare i miei prossimi pasti questa confezione di 4 cereali bio, in cui c'è del riso integrale, del riso rosso, del farro, del kamut. Sono ottimi questi mix per preparare delle zuppe, delle minestre, in cui aggiungere anche dei legumi oppure delle verdure o entrambi. Sono veramente molto molto gustosi, quindi al di là del buon sapore ci regalano poi questi sorrisi che vanno oltre il piacere del nutrimento. Però attenzione alle quantità, quindi questa è una cosa che dico anche a me stessa, perché io poi dove sbaglio sono proprio le quantità. Un altro elemento, o meglio alimento molto salutare, è l'amaranto. L'amaranto è un prodotto che è un po' lungo da preparare, perché ha bisogno di qualche minuto di ammollo, circa 40 minuti di ammollo, e poi ha una cottura, ammollo 30 minuti e poi ha bisogno di una cottura di 40 minuti. A me piace tantissimo l'amaranto, e poi esso ha delle proprietà che ci aiutano molto ad alimentarci in modo sano, corretto ed equilibrato. Infatti è ricco di proteine, e poi c'è anche della lisina che manca nei cereali, e quindi per chi ha un'alimentazione vegetariana può avere fonti di proteina, lisina, anche calcio, fosforo, magnesio, magnesio e ferro. Poi inoltre è anche privo di glutine, quindi farò anche delle preparerò alcuni pasti anche a base di amaranto, e penso di fare a breve qualche ricetta con questo
alimento. Poi ho acquistato dei prodotti da forno che hanno la possibilità di conservarsi a lungo senza avere conservanti, e quindi è bene quando diciamo non si è avuto il tempo di preparare il pane o di acquistare il pane, di avere sempre in casa un po' di questi sostituti del pane. Questo è del pane azimo multicereale senza lievito, che sono veramente queste linguette di pane azimo, sono veramente molto molto gustose. E poi, sempre a proposito di prodotti da forno, ho comprato delle fresine di mais e anche delle fresine di soia. Anche per fare uno spuntino sono veramente ottime. Ultima cosa alimentare che ho acquistato, questa tisana che si chiama Buonasera ed è a base di erbe aromatiche quali melissa, foglie di lampone, malva e mela. Ha un profumo veramente meraviglioso, quindi alternerò alla camomilla ed altre tisane adatte alla sera questa tisana. Ho terminato di mostrarvi i generi alimentari, passiamo ai prodotti beauty. Ho acquistato una maschera purificante monodose della Dr. Aushka. Non ho mai provato alcuna maschera della Dottora Aushka e voglio provare con questa. Questa l'ho pagata 2,95 euro, un'applicazione soltanto. Ho acquistato per la cura delle mani della Yala questa crema trattamento mani rigenerante, la lavanda e camomilla. Questo l'ho pagato un pochettino, 12 euro. Io ho le mani un po' rovinate perché ahimè non me ne sono mai presa cura, quindi per lo più faccio le faccende senza guanti perché ahimè non riesco a utilizzare i guanti, e poi faccio giardinaggio e spesso levo i guanti perché mi danno fastidio e non riesco a maneggiare le cose, quindi poi c'è anche l'età e quindi di conseguenza le mani sono un po' rovinate, ma ho intenzione di prendermene più cura, quindi vediamo anche con l'ausilio di questa crema come andranno le cose. Poi ho terminato la mia crema da giorno e ho preso questa Q10 della Lavera e l'ho pagata intorno ai 12 euro per 50 ml, mi pare, sì, penso che siano 50 ml. Sono tutti prodotti bio questi che vi sto mostrando. Poi ho acquistato anche un dentifricio al limone, malva e calendula. Io adesso sto utilizzando lo spazzolino elettrico almeno una o due volte al giorno, soltanto una volta al giorno utilizzo lo spazzolino normale, e comunque da quando sto utilizzando lo spazzolino elettrico vedo che utilizzo anche meno dentifricio. Poi ho acquistato per la cura dei capelli, o meglio per tingere i capelli, perché non so fino a che punto questi prodotti siano salutari per i capelli, questa tinta Bio Cap Nutricolor Delicato, perché questa linea della Bioslime fa dei prodotti multicolor non delicato, c'è scritto solo multicolor, poi fa questa linea multicolor delicato e multicolor delicato più, e avrei voluto prendere quella multicolor delicato più, ma non c'era il mio colore, erano tinte molto molto chiare. Questo prodotto non solo è senza ammoniaca, ma anche senza resorcina, parabeni e parafenilendiammina, e senza profumo nickel tested. Infatti molti prodotti che sono senza ammoniaca comunque hanno la resorcina o hanno i parabeni, e quindi comunque restano dannose.
Io però per lo più uso per tingere i capelli l'henné. Però perché ogni tanto mi rivolgo a queste tinte? Perché queste tinte hanno un tempo di posa minore rispetto all'henné, infatti massimo 35-40 minuti di posa e si hanno i capelli coperti, i capelli bianchi coperti. Qual è il problema dell'henné? Che per l'henné, per avere un buon risultato, bisogna tenerlo in testa dalle 3 ore, 4 ore, non sempre ho questo tempo. Scusate, anzi, poi d'inverno tenere questo impacco umido in testa, insomma, è anche abbastanza impegnativo. E quindi, diciamo che nel periodo estivo è più spesso utilizzo l'henné, nel periodo invernale utilizzo di più queste tinte. Molti dicono che alternare le tinte chimiche all'henné può dar vita a dei risultati di colore sgradevole, ma a me, a dir la verità, non mi è mai capitata una cosa del genere, quindi ho sempre alternato henné a tinte, però queste tinte diciamo più naturali possibili. L'henné che utilizzo io è l'henné della Cadì ed è un mix di erbe che portano appunto a non avere i capelli rosso vivo come tipico dell'henné puro, ma con appunto questo mix di varie erbe riesco comunque ad avere il colore più o meno simile a quello mio naturale. L'henné ha un costo inferiore rispetto a queste, perché una confezione di questa, che costa intorno ai 11 euro, 11,50 euro, è utile per una sola applicazione, mentre con queste confezioni della Cadì di henné io riesco a fare due applicazioni per un costo di 6-7 euro, quindi a livello di costi veramente siamo messi male con queste, senza contare che tra l'altro sono anche più dannose, mentre l'henné addirittura, oltre a coprire i capelli bianchi, cura il capello. Anche se c'è il problema che alcuni possono essere allergici all'henné o comunque allergizzarsi all'henné per un uso troppo frequente. Io, per come ho la crescita dei miei capelli, dovrei, per stare sempre con la testa a posto, dovrei fare la tinta ogni 10 giorni, però cerco di rimandare un po' le tinture, quindi fino a 20 giorni, tra i 15 e 20 giorni, coprendo i capelli bianchi che cominciano a spuntare con i famosi rimmel per capelli che vi ho mostrato anche in un haul precedente. Poi che cosa ho acquistato? Ho acquistato questo pacchetto di fazzoletti, di la carta. Per fare questa carta non sono stati tagliati gli alberi, spero anche che questa plastica sia una plastica riciclabile, che insomma non sia la solita plastica dannosa per l'ambiente, e spero veramente tanto che tutte le industrie si adoperino per produrre una plastica biologica, quindi una plastica che derivi dal cardo, per esempio. So che il cardo è un tipo di pianta da cui si può ricavare la plastica, quindi speriamo che la plastica di origine petrolchimica abbia diciamo fine finalmente, che la plastica che c'è, che è stata prodotta, sia sempre comunque riciclata. Comunque ho provato ad acquistare questi fazzoletti che costano, a dire il vero, il doppio rispetto ai fazzoletti di carta, diciamo, normale. Quelli li pago un pacco del genere intorno ai 99 centesimi, un euro, se sono in offerta anche di meno. Questi invece sono venuti a costare 1,90 euro.
Comunque io non faccio grande uso di fazzoletti di carta, quindi se pagarli il doppio comunque è un beneficio per l'ambiente, ben venga, anche se ho i miei dubbi, perché ultimamente ho visto una trasmissione in cui facevano non sui fazzoletti di carta, ma sulla carta igienica, la comparazione su varie tipologie di carta igienica ed era risultato che la carta dichiarata eco-bio non fosse poi così immune da prodotti chimici rispetto a quella classica. Veniamo poi ai libri. Ho acquistato questo opuscoletto sulla cucina vegetariana delle feste. Ci sono un bel po' di ricette, come potete vedere dall'indice di ricette vegetariane che possono essere presentate nei giorni di festa. Io ho anche altri libri e riviste che consigliano pietanze adatte alle feste, però ho voluto acquistare anche questo opuscoletto per ampliare la fascia di proposte per i giorni speciali. Ho acquistato poi un libro, Macchie, rammendi e sartorie di casa, quindi un libro dedicato al riciclaggio anche sartoriale, quindi ci sono dei bei consigli su astuzie di sartoria, come levare le macchie, come fare le piccole riparazioni e poi ci sono anche delle idee per l'armadio, per sistemare al meglio l'armadio. Quindi questo sarà oggetto molto probabilmente di un video. Ultimo libro che ho acquistato è un libro che riguarda i bambini, i ragazzi, sui disturbi dell'apprendimento legati a una cattiva alimentazione. Praticamente in questo libro è spiegato come la disattenzione, addirittura anche casi di iperattività, anche patologici, possono essere legati a una cattiva alimentazione. Sono curiosa di sapere quali siano gli alimenti dannosi dal punto di vista, appunto, dell'apprendimento e quindi anche questo libro lo leggerò con molta attenzione e scaturirà dalla lettura di tale libro anche un video. Poi ho ritirato alcuni opuscoletti per vedere un po' di utilizzare meglio alcuni ingredienti bio che sono acquistabili presso questo negozio. Ho preso comunque l'opuscoletto della Yala, della crema per le mani, per vedere quali siano le altre proposte di questa casa cosmetica bio. Poi ho preso un opuscolettolo sul Brami, quindi su questa spezia per vederne l'utilizzo e vedere anche di comprarla, quali sono le sue proprietà. Ancora non l'ho acquistato e vedrò un po' di informarmi. Io invece tempo fa ho acquistato delle fave di cacao, dei semi di cacao che sto utilizzando in cucina, però ho anche visto qualcosa su internet, però voglio vedere anche in questo opuscoletto cosa consiglia per la preparazione di piatti, quali sono soprattutto le proprietà nutrizionali di queste fave di cacao e quindi vedere un po' di iniziare ad inserire nell'alimentazione con un po' più di consapevolezza e anche costanza. Ultimo opuscoletto che ho preso, questo sulla clorella, per conoscerne le proprietà nutrizionali e l'utilizzo in cucina e nella mia alimentazione. Spero che questo video vi sia stato utile, vi abbia fatto buona compagnia e vi sia piaciuto. E se così fosse, vi prego di mettere un bel like e di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. E noi ci vediamo la prossima volta, sempre se vorrete, io spero tanto che voi lo vogliate. Ciao!